Round, round, get around, I get around, yeah, get around, round, round, I get around, I get around. A memoria non si ricorda in provincia di Avellino un'emergenza idrica come quella che stiamo pagando questa estate, al netto della disponibilità, comunque in difetto della quantità di risorsa idrica che è assegnata alla provincia di Avellino, che custodisce, lo ricordiamo, il secondo bacino imbrifero d'Europa. L'emergenza è soprattutto determinata da guasti e rotture di impianti sui quali in molti casi non si è intervenuti da un cinquantennio e dalle perdite della rete. In media sta tra il 40 e il 50% l'acqua che si perde nelle bucherellate condotte con punte che arrivano anche al 70% in alcune zone. Dallo scenario quotidiano allo scenario politico istituzionale. Sabato ad Avellino il presidente della regione Vincenzo De Luca è intervenuto proprio sul tema delle infrastrutture e degli investimenti ed ha anche reso noto di aver posto un problema, insomma, una questione al governo a favore dell'Irpinia che riguarda le sorgenti di Cassano, una questione rispetto alla quale De Luca ha detto di aver chiesto al governo una correzione anche drastica. Benvenuti a Senti chi parla, ben trovato a Lello De Stefano, che è il presidente di ACSSPA. Io partirei subito dal problema che pure emerge dentro il problema più serio che è l'emergenza idrica. Insomma, c'è chi chiede la sua testa, la nomina di un commissario, insomma, chi lei sarebbe il principale responsabile. Eh beh, ci sono, c'è un comitato laudato sì, e poi gruppi di privati cittadini che... Insomma, se così fosse, se dobbiamo andare sempre, se il problema... dobbiamo andare sempre a vedere, anzi per me sarebbe, diciamo, anche una situazione di tranquillità potermene andare adesso. Ecco, ma vi voglio dire, se fosse così semplice avere la testa di De Stefano e risolvere l'emergenza idrica, sarei il primo a pregarlo di... mettere la sua testa sul ceppo, voglio dire, ma probabilmente ho il sospetto che le cose non stiano proprio in questo modo. Come stanno invece le cose, De Stefano? Ma diciamo che la crisi che noi viviamo ha tre ragioni sostanziali. Una è quella generale, quindi il 41% di piovosità in meno, il calo evidente delle sorgenti, dati che stanno riflettendosi ormai ovunque, quindi l'acqua non è un elemento, diciamo, inesauribile, quindi significa che dobbiamo essere tutti attenti, perché per i prossimi anni, se questa è la situazione mondiale del clima, diciamo, dobbiamo... La seconda è di carattere strutturale, quindi significa gli interventi sulle reti a cui lei faceva riferimento, tutte le problematiche che conosciamo. Alto Calore per 12 anni non ha avuto finanziamenti perché ha goduto di due società che alla fine dovevano una ricevere i finanziamenti o fare le progettazioni, l'altra gestire il servizio. In realtà poi non si è fatto nulla di tutto questo, mentre in altre realtà, penso a quello che la Puglia ha realizzato sul nostro territorio, si sono realizzate opere importantissime che poi rispondono ad una crisi idrica come questa. Occorrono tempi medio-lunghi, ma nel frattempo è davvero abbastanza strano, insomma è anche un po' paradossale per la ragione che richiamavamo, che non spiega tutto, ma insomma segnala una cosa importante, cioè l'Irpinia è il secondo bacino imbrifero d'Europa. In Irpinia anche quest'anno, soprattutto quest'anno, beh, insomma, l'acqua va via intorno alle 18-18.30 mediamente in tutti i comuni. Ma cominciamo col dire che non è dovunque, nel senso che ci sono 37-38 comuni che soffrono perché dipendenti dalla direttrice di Cassano. Se andiamo a vedere a Tripalda, il centro di Avellino, tutti i comuni che stanno invece ad ovest, l'emergenza non c'è, quindi significa che, diciamo, è un sistema non adeguato ai tempi,
Cosa significa questo? Che non c'è una, come dire, una soluzione surrogatoria a quelli che sono, ecco, o i guasti delle condotte o i mancati Presidente, investimenti. Presidente, però dentro questa anni. Emergenza, come pure consigliano tantissimi, centinaia, migliaia di cittadini che patiscono questa emergenza, ma le interruzioni, le sospensioni notturne cosiddette, che l'alto calore pratica, soprattutto in questo periodo, ma non è, sarebbe, faccio questa domanda perché può essere pure fuori luogo, però insomma, oggi i modelli, gli stili, i comportamenti delle persone sono cambiati, la gente fa la doccia alle 10 di sera, cioè quando torna dal lavoro, dopo aver cenato, eccetera, insomma, perché non prevedere orari diversi delle interruzioni? È molto semplice, il sistema che noi abbiamo è un sistema vetusto. Siccome abbiamo il 50% delle perdite, se la notte non metti in campo le chiusure, dove in effetti diciamo, ci dovrebbe essere il minore assorbimento possibile, ti ritrovi il giorno dopo che i serbatoi non hanno il limite di acqua sufficiente per stare tutta la giornata. È come se, lei prima lo diceva, il fatto delle perdite, degli impianti e delle condotte che perdono a volte anche più del 60% di acqua, la metà dei cittadini irpini stesse con il rubinetto sempre aperto tutta la notte. Quindi significa che è paradossale, surreale, ma vero. Noi l'abbiamo spiegata quando a gennaio successe l'emergenza, se si ricorda, Contatori. Cioè il sistema è a vasi comunicanti, molti per esempio mi chiedono ma come mai va sempre via l'acqua a San Tommaso, Bellizzi, Contrada Bagnoli, tutte le parti che sono servite dal serbatoio di Contrada Cesine. Semplicissimo, perché quello è l'unico pezzo di Avellino che è servito da Cassano. Siccome abbiamo il dramma di Montoro, dove dobbiamo dare 35 litri al secondo, tutto quello che dipende da Contrada Cesine è diverso da quello che invece dipende da Avellino Città, dove praticamente l'acqua non è mai mancata durante tutto il periodo dell'emergenza. Quindi abbiamo l'80% della città che praticamente non conosce emergenza idrica, e invece quartieri importanti, popolari, come San Tommaso, dove quasi ogni sera sta andando via l'acqua per tornare la mattina. Senta. Con il dramma, ad esempio, del Cunobe, dove ci sono anche amici miei che mi chiamano, perché purtroppo anche se tu apri alle 6, quindi comunque c'è l'assorbimento del grande quartiere di San Tommaso, e al Cunobe arriva molto spesso alle 7:30 l'acqua. Quindi diciamo è una situazione assolutamente drammatica, dove noi non ci tiriamo indietro, anzi io devo ringraziare tutti gli operai, i tecnici, per tutto quello che stanno facendo. Stanotte, o meglio ieri notte, è saltata l'impianto di sollevamento del Baiardo, che significa, sempre a Cassano, 260 litri al secondo, sono quelli in più rispetto a quello che ci dà la Puglia. Alle 3 di notte, l'Enel è arrivata alle 6, hanno finito di riparare alle 9-10 di ieri mattina, 8 ore l'acqua non c'è stata, significa che i serbatoi erano a terra, quindi è mancato in molti posti. Senta, purtroppo Presidente, è una guerra, diciamo, dove noi ci dobbiamo attrezzare. Senta, con il metto. Ma per... che c'entra? Perché in queste fasi di emergenza, quando c'è una parte anche significativa, si diceva Avellino il 20%, e il 20% è una quota molto ampia se si considera che stiamo parlando di quartieri molto densamente popolati e quant'altro, no? Ma insomma, che cosa c'entra? Qual è il nesso tra la gestione, questa piuttosto che quella, rispetto a questa emergenza? Perché questo è un altro elemento che normalmente viene fatto emergere nella discussione sull'emergenza, che secondo me però ha pochissime ragioni, perché insomma si fa per esempio riferimento ai referendum del 2011, ma insomma le cose che si chiedono in nome di quel referendum non sono state votate, non erano comprese in quel referendum. Questa è una cosa che non è che non tutti non sanno, probabilmente c'è qualcuno che fa finta di non saperlo questo, richiamandosi, appellandosi alla applicazione del risultato referendario del 2011, ma insomma, in che termini c'entra la gestione rispetto a questa emergenza? Li hanno tutti, li hanno le società pubbliche come la nostra, li hanno le società private come Acea, cioè non c'è margine. Noi abbiamo fatto un tavolo importantissimo, un'unità di crisi col presidente De Luca venerdì, e posso dire che diciamo, i problemi in tutta la regione Campania ci sono, a Roma ce ne sono di più, in altre parti del paese diciamo, sono evidenti, sono sei regioni
La brillante Emilia Romagna ha problemi, il nord-ovest, quindi voglio dire, non è una questione solo nostra, è paradossale perché noi siamo la terra dell'acqua, ma il problema qual è? Che le cose che noi diciamo ormai da anni, solo oggi sono venuti al nudo. Se noi avessimo fatto un pronostico, del resto penso che abbiamo qualche intervista con lei di qualche mese fa, sarebbe stato inimmaginabile avere il 50% delle sorgenti a Cassano. Eppure con il calo delle sorgenti tutto questo non è sufficiente. Ma insomma, Cassano è il nostro problema. Quindi, io adesso le no, farò per sentire, dirle che sì. Noi, rispetto alla media storica, le nostre sorgenti, quindi sia le nostre che quelle pugliesi, avevano 2.400 litri al secondo negli ultimi 10 anni nel mese di luglio. Oggi siamo a 1.605. Allora, quindi significa che, diciamo, c'è un fenomeno che va tenuto sotto controllo. Lo scenario politico-istituzionale al quale facevamo riferimento, sabato ad Avellino, c'è stato il presidente della giunta regionale, Vincenzo De Luca, e ha riaperto in qualche modo il dibattito a proposito della gestione delle risorse idriche e dei servizi ad essa collegata. E sentiamo De Luca che dice due cose. Dice questa cosa che riguarda la gestione, quindi i soggetti privati che possono, e secondo De Luca, da quello che ho capito io, dovrebbero intervenire, dovrebbero partecipare perché sono gli unici che hanno i soldi per fare investimenti. E poi su Cassano la questione che De Luca ha posto al governo. Sentiamo il governatore della Campania. Abbiamo fatto ieri pomeriggio un incontro in regione con tutti i responsabili delle società di gestione, degli ATO. Devo dire che complessivamente sul piano regionale la situazione è meno preoccupante di quello che immaginavo. Non siamo a situazioni tipo Roma, tanto per intenderci. Qui abbiamo un'anomalia perché l'Irpinia è il territorio che produce più acqua, maggiori sorgenti e rischia di averne meno di altri territori. Stiamo lavorando, il problema l'abbiamo posto sul tavolo nazionale per avere una correzione anche drastica, tanto per essere chiari, per avere tutta l'acqua di Cassano che rimane in Irpinia. Non credo che possiamo fornire oltre la regione Puglia o altri territori del nostro paese, quindi mi pare assolutamente ragione e credo sia una posizione civile. In queste cose evitiamo di fare ovviamente demagogia, non è che tagliamo l'acqua ai pugliesi perché abbiamo Caposele qui. È evidente che non abbiamo da qualche decennio le infrastrutture. Nella riunione di ieri abbiamo discusso di interventi da fare a breve per incrementare di altri 2.300 litri al secondo le forniture idriche e quindi nell'arco di 60 giorni saranno fatti su tutto il territorio regionale anche qui piccoli interventi di miglioramento della rete. Ma è evidente che se hai una rete che perde il 40-50% dell'acqua devi fare interventi di centinaia di milioni di euro per rifare le reti. Qui si apre un bel dibattito in Italia. Avrete sentito anche voi quante belle iniziative sull'acqua bene pubblico e ci siamo riempiti l'anima di poesia. Dopodiché l'acqua bene pubblico bisogna decidere chi fa gli investimenti per rifare le reti. Lo Stato italiano i soldi non li ha, quindi decidiamo. O ci riempiamo il cuore di poesia o facciamo arrivare l'acqua a casa con le reti rinnovate. È chiaro che l'acqua è un bene pubblico, ma la gestione o il rifacimento delle reti può essere fatto anche in maniera molto articolata. Ecco, era Vincenzo De Luca, ha posto delle questioni molto chiaramente, devo dire. Acqua, parole chiare. Resta il bene pubblico, ma insomma se non si apre ai privati qui non c'è, non c'è soggetto che possa fare investimenti per centinaia e centinaia di milioni. Partirei da qui, insomma, è un problema noto e arcinoto. La posizione adesso, alto calore, Gesesa, che state facendo? No, io sono sempre stato per la gestione pubblica, anche perché ritengo che una gestione sana, competente e profondamente rigorosa sotto il profilo morale riesce ad essere addirittura più efficiente del privato che deve fare gli utili. Ma poi è ovvio che noi abbiamo ereditato su questo. Diventa una gestione fallimentare nel momento in cui la gestione pubblica, pur operando con trasparenza, oculatezza,
managerialità e poi perde l'acqua nelle reti perché non c'è chi le ripara. Quindi, però bisogna mettere bene in chiaro le parole di De Luca. Allora, De Luca ha detto parole vere della serie: se noi vogliamo risolvere il problema dell'acqua è inutile fare poesie. Cioè della serie, se siete in grado di fare investimenti, allora diciamo pubblico-privato non fa differenza. Ovviamente cosa scontiamo noi in questa realtà? Scontiamo di aver perso il treno dei fondi europei. Noi abbiamo avuto la possibilità con l'accelerazione della spesa, io le posso fare almeno 4-5 esempi rapidi, Sant'Angelo dei Lombardi, Arpaise, Montemarano, comuni che hanno investito sulle reti e ai quali oggi, pur dando la metà dei litri al secondo che davamo nell'estate dove andava via l'acqua, oggi non hanno problemi. Quindi la gran parte dei comuni ha perso questo treno, ma non per colpa dei sindaci, avevano fatto investimenti, devi andare a vedere chi c'era e tutto. Oggi probabilmente, con un lavoro certosino che ha fatto l'Alto Calore con la mia gestione, siamo andati comune per comune a vedere dove le reti perdono, quali sono i centri storici, le contrade rurali che hanno bisogno di interventi. Nell'assemblea del 7, così come avevamo fatto l'anno prima, anche se con meno, come dire, attenzione mediatica, perché non c'è stata l'emergenza idrica. Ricordiamo che l'anno scorso avevamo il luglio più piovoso della storia. Chiunque aveva preso le vacanze a luglio è andato molto male lo scorso anno e quindi non avemmo, se non in pochissimi giorni di agosto, emergenza idrica. È stato il migliore anno, potremmo dire, per quanto mi riguarda, dal punto di vista della tranquillità estiva. Viceversa, quest'anno non è così e quindi viene fuori il piano che noi avevamo fatto per tutti i comuni. Ora, i comuni che sono riusciti ad accedere ai fondi europei su questa partita sono più avanti degli Vanno altri. Meglio. Tutti gli altri, come si fa? Quindi, o diciamo, perché lui che ha detto? Ha detto la regione non ha i soldi. Lo Stato non ha i soldi. Lo Stato non li mette. La regione farà degli lo interventi Stato non per recuperare, per quindi, recuperare no, 2.300 euro. La regione sono quelli proposti da noi. Cioè noi ci siamo mossi anche lì con un approccio paretiano, cioè gli interventi che potevano dare più litri al secondo al sistema, e lui ci ha finanziato. La delibera verrà fatta domani pomeriggio, la riunione dell'unità di crisi è di venerdì a cui lui faceva riferimento, praticamente ci finanzierà l'impianto a carboni attivi per Montoro, perché la terza ragione della crisi è Montoro, non dimentichiamolo mai, lei non me l'ha fatti. L'ho detto nella seconda domanda quando ho parlato di San Tommaso, perché noi a Montoro avevamo 100 litri al secondo che negli ultimi 3 anni non abbiamo potuto utilizzare. Cassano è il problema. Poi ci finanzia Montella con una condotta che ci fa recuperare diversi litri al secondo. Dovrebbe, anche se questa non è certa, la velocità di esecuzione, finanziarci anche la condotta che ci risolve Mercogliano-Monteforte, quindi diciamo ci libera i comuni di Monteforte e della fascia del Partenio, e poi diciamo ci sono altri due interventi importanti, parlando, quindi stiamo parlando comunque di parlando più di un milione di euro. Stiamo parlando di interventi da fare nell'arco dei prossimi 60 giorni sull'intero territorio regionale. E poi c'è Volturara, che è molto importante perché Alto Calore lo sta facendo già adesso. Per incrementare di altri 2.300 litri al secondo le forniture questo della Campania, circolanti in Campania. Per quanto ci riguarda recuperiamo 40 litri al secondo da Volturara, di questi che ci finanzia, e già stiamo questi procedendo. Questi recuperi noi. In che termini aggrediscono l'emergenza? Diciamo che sono ovviamente tante piccole cose, quindi 40 Volturara, 20 Montella, se riusciamo a fare Montoro su 70-80 litri, di cui 30 immediati perché il valore del tetracloretilene è al minimo, messi insieme riescono, come dire, a colmare quasi quello che ci dovrebbe invece venire da quella che sarà la sua successiva domanda. Cassano, cioè poi Cassano, presidente De Stefano, nessuna demagogia, dice De Luca, una posizione civile, il governo deve riconoscere, immagino il ministero, deve riconoscere all'Irpinia la disponibilità totale delle sorgenti di Cassano. Non si tratta di fare guerre contro la Puglia, ma dice non possiamo fornire oltre quel che già avviene la regione Puglia o altri territori del paese.
quante chance di essere accolta questa richiesta di correzione anche drastica che chiede De Luca al governo, questa al ministero? Questa qui, come lei perché sa, risolverebbe parecchia roba, 2300 lire. Questa qua è una delle mie tesi, lei lo non sa 2000. Da anni, e che se, dicevamo prima, uno avesse fatto una scommessa 6 mesi fa, dice box Clemens in deserto, quindi significa che alla fine non ci saremmo riusciti. In realtà, con il calo delle sorgenti e con il dramma che stiamo vivendo, diventa finalmente visibile che l'Irpinia soffre la sete e che, diciamo, l'impiantistica di Cassano, che è stata pensata dai nostri predecessori e che vincola 89 comuni su 126, quindi significa è l'impianto più importante che noi abbiamo, questa vecchia tesi del sottoscritto, cioè tutta Cassano all'Irpinia, comincia a prendere piede. Fino a 3 mesi fa, io lo raccontavo al presidente De Luca proprio nell'incontro, io praticamente ho partecipato all'unità di crisi, era Fort Knox, cioè se lei voleva vedere le sorgenti o quando i gruppi di studenti vengono da noi abbiamo l'impiantistica elettrica, abbiamo i tubi, abbiamo il deposito sul monte, abbiamo il serbatoio in galleria, ma le sorgenti per vederle dobbiamo chiedere il permesso all'acquedotto pugliese, che ci fa entrare e ci fa vedere. Si è allargato questa di parecchio, fantastica pollentina, come avete fatto voi. Cioè, oggi invece, diciamo, si comincia a ragionare finalmente in termini seri. È una proposta però di... me la deve far spiegare. No, ma mi deve dire subito questa cosa. È una proposta di buon senso, perché Cassano, tutta l'acqua di Cassano all'Irpinia risolverebbe gran parte della provincia di Avellino. La parte che non andrebbe più all'acquedotto pugliese non creerebbe danni più di tanto ai territori della Puglia. Se mi fa parlare, gliela spiego. Cioè, praticamente noi abbiamo adesso la necessità, perché la nostra infrastruttura non può andare ai famosi 1.200 che ci sarebbero venuti dalla metà della concessione di 2.400 litri al secondo che vige su Cassano, perché la nostra impiantistica, anche questo è un altro errore del passato, ci consente di prendere fino a 900 litri. Oggi noi ne pigliamo 600 e con l'accordo di Caserta 750, che non sono sufficienti per quello che è oggi il fabbisogno irpino, al netto, diciamolo, perché abbiamo sempre i filosofi che ci dicono che l'emergenza idrica ovviamente si risolve con le riparazioni delle reti, però le riparazioni delle reti hanno bisogno non certamente di 60 giorni, ci vuole un progetto di ampio respiro. Quindi per far stare tranquilli i cittadini e dare l'acqua a tutti ci servono almeno 900 litri a Cassano. Ovviamente che significa Cassano tutta Irpina? Ecco. Significa non tutto Alto Calore, significa anche i 14 comuni gestiti dalla stessa AQP che fanno parte della nostra provincia. Quindi parlo di Calitri, di Conza, di tutti i comuni della fascia est, diciamo. Allora, se tu metti insieme i 900 litri a noi e i 480, diciamo 500 che servono a questi 14 comuni che hanno gli stessi diritti nostri, si è arrivata a 1.400. C'è poi l'esigenza del deflusso del minimo vitale del fiume, noi questo lo stiamo dimenticando, ma il nostro ecosistema ha bisogno comunque, diciamo, del deflusso del minimo vitale. Si è arrivato a 1.600 litri, che è l'attuale condizione che potrebbe addirittura peggiorare. Perché io sostengo che portarsi, adesso sa quando si porta l'acquedotto pugliese in Puglia da Cassano? 205 litri. Se li porta attraverso l'infrastruttura, la galleria Rosalba, arriva a Caposele e insieme a quelle, diciamo, alla risorsa di Caposele, che oggi dai circa 5.000 è scesa a 3.000 litri al secondo, arrivano a 3.200 da portare in Puglia. Cioè stiamo parlando di infrastruttura che addirittura acquedotto pugliese ha previsto di raddoppiare, ristrutturare per portare 200 litri al secondo. Qual è la mia tesi? Abbiamo liberato Conza della Campania, dove lì, e qua è merito dei pugliesi, io sono stato presidente dell'ATO ai tempi di Dinunno, ricordo il piano avendolo pensato insieme a tecnici di valore, voglio citare qui l'ingegnere Cillo Bonanima che era direttore dell'ATO all'epoca. Noi pensammo all'invaso di Campolattaro a beneficio della provincia di Benevento e all'invaso di Conza, che era la proposta dei pugliesi. Se noi, e l'ho raccontato all'unità di crisi, andiamo a vedere cosa sono queste due opere dopo 17 anni. Conza è una centrale nucleare
perfetta, un po' da abilizzatore con acqua chiara, entri lì, corridoi limpidi, struttura mega galattica fatta con fondi soprattutto del governo, del resto l'ha annunciato Del Rio. Se andate a vedere Campo Lattaro, che doveva liberare le risorse, diciamo, destinate al Sannio da parte di Cassano, dell'Alto Calore, e doveva invece essere autonoma, lì è praticamente un monumento all'inefficienza campana. Ecco, mi dica... Allora, detto questo, significa che noi, diciamo, dobbiamo mettere i puntini sulle i su quello che è anche il merito dei pugliesi. Però oggi i pugliesi hanno i 1000 litri al secondo di Conza. Quante chance, quindi qual è il senso di tenersi questi miseri 200 litri di Cassano, che invece farebbero stare tranquilla l'Irpinia? Io ho spiegato questa cosa all'unità di crisi. Il presidente De Luca l'ha talmente condivisa, che lì era presente la segretaria generale dell'autorità di distretto, perché adesso noi dobbiamo ragionare in termini di Mezzogiorno d'Italia. Mi dica il fatto. Allora, alla fine, alla riunione che si farà a Roma il 4, De Luca, come ha detto qua, l'aveva detto lì anche nella riunione, dice: mi pare che la proposta di De Stefano sia una proposta ragionevole e di buon senso. Tocca alla Corbelli, che ha chiesto il tavolo delle tre regioni, adesso sancire che l'Irpinia debba avere questi limiti. Resistenze da parte di Acquedotto Pugliese? Acquedotto Pugliese, con cui pure abbiamo fatto degli incontri in termini di osservatorio, perché questi dati che io vi sto dando sono il frutto di un lavoro, di una mattinata intera, alla vigilia della riunione sull'unità di crisi. Sono dati che loro sanno benissimo, e sanno benissimo, questa è stata la mia, come dire, il mio punto di forza. Io ho sostenuto lì: voi, se non, se non cogliete l'aspetto ormai drammatico dell'Irpinia, voi rischiate di avere una guerra dell'acqua, perché a fine agosto sarà ancora peggio, le sorgenti caleranno ancora, quindi ci sarà una difesa della propria acqua che potrà portare, e non è un'immagine metaforica, molti di noi ad andare lì, perché siccome si comincia a capire che il problema non è il rubinetto quando lo apri, ma è la captazione, è, diciamo, la distribuzione dell'acqua attraverso le reti, e quando tutti i sindaci capiranno, e come sanno ormai, che dal cuore del sistema viene fuori, diciamo, la tranquillità, e una stagione tranquilla rispetto anche a tutto quello che ci sarà in termini di turismo, di occasioni, noi rischieremo tutto questo. Il mio augurio è che De Luca, e questo, in questo ci dovete aiutare anche voi della stampa, l'ho detto anche con qualche suo collega, mantenga l'impegno preso qua. Cioè che al tavolo del 4 di agosto lui non si alza fino a quando non sarà sancito che l'Irpinia debba avere questo. Altrimenti Alto Calore si è attrezzata, penso che sia la domanda che mi farà adesso. Alto Calore si è attrezzata con queste tre cose, quindi il pozzo di Volturara che ci porterà a 40 litri al secondo, la vicenda di Montoro che ci auguriamo di risolvere almeno per quel pozzo dai valori più bassi, 1.1, e quindi recupereremo altri 30 litri al secondo, e poi, diciamo, l'attenzione seria, profonda su tutta la vicenda delle reti, che in collaborazione con le amministrazioni comunali stiamo portando avanti. Grazie, grazie al presidente Lello De Stefano per le spiegazioni, anche per le notizie in più che ci ha dato, spiegazioni e notizie che naturalmente penso, immagino, non allevieranno più di tanto le condizioni di disagio. Al netto di Cassano, se ci liberano Cassano. Le condizioni di disagio che continuano e continuiamo a vivere in provincia di Avellino, in moltissimi comuni della provincia di Avellino, ma insomma questo è. Se poi, come abbiamo cominciato, il problema dovesse essere la testa di De Stefano, il primo problema a chiedergli di venire qui in diretta, come abbiamo detto, ma sono io, a mettere la testa sul ceppo, faremo l'esecuzione. No. Io penso che non sia così. No, direttore, ma io però, mia famiglia sarebbe bene. Dovesse essere dimostrato, De Stefano, dovesse essere dimostrato per tabulas che qui l'acqua non c'è, perché lei sta alla presidenza dell'Alto Calore. Lei viene qui, si stende, noi gli tagliamo la testa e il giorno dopo avremo acqua per tutti. Mi piace questo siparietto. Il problema vero di questo momento è anche affrontare queste situazioni con grandissima determinazione, competenza e anche con il coraggio, perché se noi molliamo in questo momento la situazione diventa drammatica. Evidentemente per cui bisogna... In ogni caso, se c'è qualcuno... Dopodiché a settembre sarò io magari a fare un passo indietro. Adesso
Mollare adesso significa precipitare nella confusione più assoluta. Se c'è qualcuno in grado di dimostrare, come abbiamo detto, per Tabulas che è responsabile, è Lello De Stefano, saremo felicissimi di ospitarlo e di discutere di questo. Grazie al presidente dell'Alto Calore, Lello De Stefano, grazie a Vincenzo Trombetta e in regia a Silvana Picariello. E soprattutto grazie a voi che avete voluto seguirci anche quest'oggi. Buon inizio di settimana a tutti, con Lucifero che incombe, il grande caldo e l'acqua che è poca, insomma, problemi su problemi. Arrivederci. Round, round, get around, I get around, yeah, get around, round, round, round.